Io personalmente quello che vorrei che i responsabili di oggi dicessero semplicemente eravamo dalla parte sbagliata. Punto. Così Tatiana Bucci, sopravvissuta da bambina al campo di sterminio di Birkenau, ha raccontato la sua drammatica esperienza a decine di studenti delle scuole superiori del territorio, riuniti per l'occasione in sala De Mollo a Palazzo Ducale. Un incontro toccante organizzato dalla provincia di Lucca in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, durante il quale Bucci, oggi 86enne, ha ripercorso le tappe della vita nel campo di sterminio. Quindi ci rendevamo conto che la vita non era vita, ma che la vita era la morte. Però ero troppo piccola per capire quello che stava succedendo attorno a me. Avevo poco più di 6 anni quando sono arrivata lì. Ne avessi avuto, che ne so, forse 9-10, avrei capito tante cose in più, invece le ho, diciamo, elaborate poi man mano che crescevo. Tatiana e sua sorella più piccola, Andra, vennero erroneamente scambiate per gemelle e tenute in vita per fare da cavie per gli esperimenti del dottor Mengele. Riuscirono poi a salvarsi solo grazie all'aiuto di una custode. Una storia che dal 2018 è diventata anche un cartone animato, La stella di Andra e Tati, le cui immagini in parte hanno fatto da sfondo al nostro servizio. Era marzo del 1944.